Ogni manager e ogni imprenditore ha in mente un modello di come dovrebbero funzionare le cose all'interno della propria organizzazione e dei propri team. Ma questo modello corrisponde sempre a quello che le persone vivono e sentono ogni giorno? Rispondere a questa domanda è fondamentale e lo è particolarmente in questo periodo di cambiamento. Sta cambiando il modo in cui lavoriamo? Cambia il modo in cui vengono gestiti i team? Stanno cambiando i sistemi di welfare attraverso cui le aziende si prendono cura delle proprie persone. Tutti questi cambiamenti, che impatto stanno avendo a livello di benessere delle persone e di efficienza organizzativa? Noi di Eleva ogni giorno lavoriamo insieme alle aziende per rispondere a queste domande e per creare ambienti di lavoro in cui le persone possano stare bene e lavorare bene. Anche per questo abbiamo creato Eleva People Value, un'indagine di clima progettata insieme al Dipartimento di Psicologia di La Sapienza Università di Roma, che ne ha certificato la validità scientifica e statistica. Con questa indagine misuriamo il clima organizzativo, ovvero ciò che le persone percepiscono rispetto al loro ambiente di lavoro. Queste percezioni riguardano l'organizzazione del lavoro, il supporto da parte dell'azienda, le relazioni e non solo. In questo modo riusciamo a comprendere cosa sta funzionando e quali sono invece le aree di miglioramento. Un buon clima organizzativo porta infatti alti livelli di soddisfazione e di benessere. E si sa che chi sta bene in azienda e si sente ascoltato e accolto lavora meglio e con migliori risultati. In un primo incontro concordiamo insieme all'azienda gli obiettivi del progetto e raccogliamo le informazioni necessarie per il setup del sistema, ad esempio il numero di dipartimenti, le tipologie di contratto o i ruoli presenti in azienda. Inseriamo queste informazioni nel portale Eleva People Value, da cui parte il questionario per l'analisi di clima e su cui si leggeranno poi i risultati. In questa prima fase il nostro supporto riguarda anche la comunicazione interna, per la quale abbiamo pensato ad un apposito kit di comunicazione. A questo punto, tramite un link, inviamo alle persone un questionario anonimo che va ad esplorare la loro percezione rispetto a 14 dimensioni del clima organizzativo, ad esempio leadership orientata agli obiettivi e gestione delle differenze. Questo questionario è formato da una serie di affermazioni alle quali le persone devono attribuire un valore da 1 a 5 in base al loro grado di accordo o di disaccordo. Una volta che tutte le persone hanno risposto, restituiamo i risultati aggregati all'azienda in un incontro con un consulente Eleva, che interpreta i dati emersi con un focus sui punti di forza e sulle aree di miglioramento su cui è possibile intervenire. Tutti i risultati sono consultabili direttamente dall'azienda, che può accedere al portale Eleva People Value tramite le personali credenziali d'accesso. Qui è possibile visionare il report, scaricarne il PDF o accedere allo strumento di analisi dei dati. In questo ambiente, nella sezione partecipanti, i grafici mostrano nel dettaglio le caratteristiche delle persone che hanno risposto al questionario. Nella sezione overall troviamo la presentazione dei risultati generali delle 14 dimensioni suddivise in 4 macro categorie: organizzazione, leadership, gruppo ed engagement. La sezione dimensioni contiene la descrizione nel dettaglio dei risultati emersi per ogni dimensione. È presente anche un benchmark di riferimento verso l'esterno, indicato dalle due linee, rossa e verde. È possibile quindi paragonare il proprio punteggio alla media dei punteggi ottenuti dalle aziende che hanno compilato e continuano a compilare il nostro questionario. In questo caso, la dimensione rilevata è l'orientamento al cambiamento e apparentemente l'azienda potrebbe ritenersi soddisfatta del punteggio medio ottenuto. Ma se stessimo parlando di un'azienda digital che ha fatto dell'innovazione la sua vocazione e la media delle altre aziende avesse ottenuto il suo stesso punteggio, ecco che allora forse questo dato potrebbe essere letto in termini di area di miglioramento. Nella sezione dimensione per attributo sono presenti i report personalizzati per conoscere la differenza di percezione delle persone rispetto a diverse categorie stabilite inizialmente con l'azienda. Ad esempio l'età, l'anzianità aziendale o la sede. Potremmo chiederci, è uguale la percezione delle persone nei diversi dipartimenti? In questo caso vediamo come nella dimensione caring c'è una differenza di percezione tra chi lavora nella produzione e chi lavora nella funzione HR. Ecco che allora potremmo chiederci se le iniziative di supporto messe in piedi dall'azienda per i propri collaboratori rispettano effettivamente le esigenze e le aspettative di tutte le divisioni. Infine, nella sezione punteggi, troviamo nello specifico le medie dei punteggi per ogni affermazione del questionario e la distribuzione delle percentuali dei punteggi lungo la scala di risposta da 1 a 5. A disposizione dell'azienda c'è sempre anche il report di sintesi, costituito da 4 sezioni: un'introduzione e delle indicazioni su come leggere il report, una seconda parte di presentazione dei risultati generali, una terza parte di descrizione nel dettaglio dei punteggi ottenuti per ogni dimensione, come visto prima, e infine un'ultima parte che sintetizza i punti di forza
e le aree di miglioramento e dei consigli sui successivi passi da compiere. Grazie a Eleva People Value aiutiamo le aziende ad ascoltare le loro persone, a capire la forza del legame che lega i collaboratori con l'azienda anche nei momenti di difficoltà. Avere queste informazioni permette di poter comunicare al meglio i propri punti di forza e di intervenire in modo mirato sulle reali esigenze delle persone. Noi di Eleva aiutiamo le aziende non solo nella fase di indagine, nella comunicazione interna del progetto e nell'interpretazione dei dati, ma anche nella parte più importante, ovvero la costruzione di interventi specifici costruiti in risposta a quanto emerso dal questionario. In questo modo facciamo emergere le potenzialità delle aziende proprio a partire dalle persone, che è ciò che amiamo fare.